Eccoci qua alla prova del Bugs 3. Allora, come avevo detto durante il video dell'apertura della scatola, praticamente non ho nessuna esperienza, non ho mai volato con un aeromodello e quindi proverò più in diretta. Allora, questa mattina mi sono alzato presto, sono venuto nel parco. Questa mattina voglio provare per la prima volta questo aeromodello, il quadricottero MJX Bugs 3. Ecco, allora, ho letto brevemente il manuale di istruzioni, la batteria è carica, ho messo le batterie nel telecomando. Proviamo a fare il binding del telecomando con l'aeromodello. E praticamente si spinge questo bottone rosso e poi si accende il telecomando, lampeggia in verde questa luce. Dopodiché mi sposto, stando attento, perché ieri praticamente mi sono massacrato un dito, stando attento, non dovrebbe succedere niente, connetto la batteria. Ha fatto il binding col telecomando, adesso teoricamente siamo pronti a volare. Poi si può fare anche la calibrazione dell'aeromodello, ci portano i due stick in questa posizione, lui lampeggia e il gioco è fatto. Allora, il binding del telecomando è stato fatto, e la calibrazione del telecomando, la calibrazione del giroscopio, perché questo aeromodello non ha il GPS, quindi non può rimanere da solo in aria, ma devi controllarlo con lo stick. A questo punto porto questo stick, quello del gas, verso il basso, quindi posizione minima, premendo questo bottone le eliche iniziano ad avviarsi, e adesso proviamo a far sollevare il modello. Ecco che si solleva, va verso destra, quindi come ho letto praticamente uso il trim verso sinistra per compensare questa tendenza ad andare a destra. Ha compensato, va avanti, mamma mia, quindi compensiamo col trim da questa parte. Vediamo cosa succede adesso. È abbastanza stabile, guarda, però se ne va, poverino. Facciamolo venire qua, facciamolo scendere pseudo dolcemente, vado a prenderlo perché ancora non ho usato quest'altro stick destro, che è quello che dà la direzione destra e sinistra, avanti e indietro. Però bisogna ricordare il verso del quadricottero. Ecco, adesso mi viene dietro, se premo avanti lui dovrebbe andare avanti, ma in realtà fa i cavoli suoi, vieni verso destra e vieni verso avanti. Ecco, questa cosa qui, bisogna stare attenti perché l'aeromodello ha due modalità. Vediamo se questo mi sta andando via, quindi lo facciamo atterrare, mamma mia. Non è proprio facile, è proprio immediato subito, cosa. Si rischia, se non sei in campo aperto, di trovarti l'aeromodello su un albero, perché praticamente lo dovresti guidare immaginando di essere sopra. Vediamo se riesco a tornare, se premo avanti. Io non riesco a farlo andare, ma riesco solo a farmelo arrivare addosso, non c'è verso. Bisogna sempre controllarlo col gas, ed è abbastanza reattivo la Zegia, solo che non riesco a comandare la direzione. Facciamolo atterrare lì, proprio difficile. Per fortuna che sono in campo aperto, perché veramente sono super impedito, cioè non riesco a dare direzione con lo stick destro, e poi è super reattivo questo modello, veramente i motori
senza spazzole, sono veramente potenti e reattivi, e quindi bisogna andare proprio con tanta delicatezza sui comandi, perché sennò rischi veramente di non vederlo più. Eccoci tornati alla base. Io dai, riproviamo se capisco qualcosa. Quindi riporto lo stick del gas verso il basso, pulsante rosso. Ed eccolo che si accende. Adesso vorrei tenerlo, magari ricalibro col trim, non si alza più. Va a destra, quindi ricompenso così. Non lo so se tiene, se poi tiene la calibrazione dei trim, però mi sembra stabile. Visto, ho fatto una modifica, mi viene addosso. Ho messo dei piedini da sedia per evitare che immaginavo di andare a sbattere. Ecco, però dai, un pochino, facciamolo tornare indietro. Sì, dai, vieni di qua, caro. Sì, ma devi venire in qua, non andare in là. Allora ti faccio atterrare, caro, che ti recupero, perché te mi freghi. Guarda dove va. Devi cercare di farlo andare nella direzione giusta, perché sennò questo qui se ne va dove pare a lui. E se io voglio andare a destra, devi andare a destra, ok? Se voglio che ti giri, ti devi girare. Se voglio che vai, vieni giù, caro, che sei già andato troppo in là. Ai ai ai, che botta. Vieni. Che botte. Ci manca il cane adesso, mi scosano il cane. Ma devi andare in là, perfetto. Pianino, non è facile per niente. Pianino. Voglio che giri. Vieni qua. No, vai in là. Piano. Quante botte, ragazzi. Dovevi venire in qua. Su, riproviamo. Cos'è stato adesso? Si è spento. Perché? Finita la batteria?